penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive, la durata ragionevole dei processi, nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena e delle abbinate proposte di legge numero 370, 372, 373, 408, 1285, 1604, 1957, 1966, 1967 e 3091. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è stato approvato da ultimo l'articolo 12. Passiamo all'esame dell'articolo 15 e dell'unico emendamento ad esso riferito. Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito i relatori, il rappresentante del Governo, ad esprimere il parere sull'emendamento. Prego, relatore. Parere contrario, Presidente. Grazie. Grazie. Relatore di minoranza. Onorevole Ferraresi, mi deve dare il parere sull'unico emendamento all'articolo 15, che è il 15.14, per l'appunto Ferraresi. Favorevole. Grazie, Governo. Conforme al relatore in maggioranza. Grazie, siamo al 15.14 Ferraresi, se non vi sono richieste di intervento, con il parere contrario del relatore di maggioranza. Ah no, il parere contrario del relatore di maggioranza e del Governo e quello favorevole del relatore di minoranza, la votazione è aperta. Colleghi, vi chiedo scusa, abbiamo un problema tecnico al sistema delle votazioni, devo revocare la votazione e riaprirla, quindi vi chiedo scusa, ma la votazione è revocata. Colleghi, ancora un attimo di pazienza, stiamo risolvendo il problema. Ne approfitto, colleghi, per informarvi che ci sono stati dei ritiri prima dell'inizio della seduta di alcuni emendamenti, nella fattispecie il 16.301, 16.4, 16.302, lo dico soprattutto ai relatori di maggioranza e di minoranza che è utile che lo sappiano, 16.303, 16.304, 16.305 e 16.306. Questi che ho chiamato sono emendamenti che sono stati ritirati dai presentatori.